Buongiorno, siamo qui da Catena del Vertice per Globus Magazine, siamo insieme a una delle sorelle Pizzo, per l'appunto ci stava parlando dell'evento di domani mattina al For Spa di Catania alle ore 9, ci sarà l'incontro per l'appunto con un professionista del settore sportivo. Sì, è una cosa importantissima, come ovviamente nella filosofia di Catena del Vertice e più che altro per quello che vogliamo fare io e mia sorella Tiziana, la formazione. È importante non restare indietro nei confronti purtroppo del nord, molto più organizzato e molto più avanti di noi, e quindi abbiamo un po' pensato di invertire la rotta, invece di andare noi ad aggiornarci, far scendere i vari relatori. Iniziamo direi con un fiore all'occhiello della generalità sportiva, Roberto Ghiretti, che non ha bisogno di presentazioni perché rappresenta veramente il top per quello che può essere l'organizzazione, gli eventi e quant'altro. Diciamo che il fenomeno degli anni 80, la Parma, Santal Parma di pallavolo, la Lega, insomma tutte le cose grandi che sono state fatte nella pallavolo nel passato hanno la firma di Roberto Ghiretti, che poi ha deciso ovviamente di ampliare il suo bacino di utenza, e quindi domani ci sarà questo importantissimo incontro con i dirigenti di tutte le società, non è assolutamente settoriale, per insomma cercare appunto di aumentare la nostra professionalità. A questo seguiranno degli incontri con Bertoli per quanto riguarda gli allenatori, insomma stiamo dando questa impronta alla nostra attività. A sostenere c'è anche Fabio Pagliara, un altro grande sostenitore di Catania al Vertice. Beh, indubbiamente Fabio Pagliara è proprio veramente il fiore all'occhiello di Catania, della Catania sportiva in genere. Lui nasce dalla pallavolo, poi per varie esperienze è arrivato ad altissimo livello ed è diciamo il padre fondatore, l'idea di Catania al Vertice, che lui ovviamente essendo oramai a Roma in FIDAL continua a seguire, ma sarà presente anche lui con un intervento, anche perché a parte essere un grande amico nostro è molto amico di Roberto Ghiretti. Perfetto, allora possiamo dare appuntamento per le 9 domani mattina, sempre per migliorare questo sport siciliano a cui teniamo tantissimo. Sì, assolutamente, ringraziamo ovviamente Globus Magazine, la radio, insomma, che ci supporta, e tutti i nostri altri amici sponsor che saranno presenti. E sì, domani mattina non mancate alle 9 alla For Spa a Cannizzaro. Grazie. Amici di Globus Magazine, buongiorno qui dal Borghetto Europa, siamo qui per l'ennesimo appuntamento con l'Open Sport di Catania al Vertice. Abbiamo qui il Presidente Marletta, del quale facciamo i complimenti per l'ultima schiacciante vittoria e l'ultimo risultato di questa squadra contro una formazione di Policoro e la Crea, Virtus, se non mi sbaglio è Crea. Questo risultato dove può proiettare questa squadra? Allora, intanto i complimenti vanno alla squadra, al mister, che stanno lavorando in maniera veramente impegnativa per cercare di fare questi buoni risultati. Dove può arrivare lo vedremo, adesso io ho detto una volta che non parlo più dove può arrivare, diciamo che lavoriamo partita dopo partita perché è importante impegnarsi fino alla fine e poi vediamo cosa succede. Un paio di settimane fa abbiamo parlato della mancanza di supporto che sta avendo sia il comune sia le regioni, tutte quante le strutture che anche le sponsorizzazioni, che naturalmente fanno sì che una struttura come Pananitta sia nel degrado più totale. Queste situazioni nelle ultime due settimane stanno migliorando oppure ancora c'è tanto da fare? Le condizioni del Pananitta ormai è inutile ripeterci, sono quelle di sempre, nel campo ci arrangiamo nella difficoltà perché tappezziamo con lo scotch. Io ho chiesto il passaggio al Palacatania anche perché penso che la Serie A lo meriti e spero che poi il quartiere Libino meriti il ripristino della struttura. Comunque questa è la cosa più importante, è la cosa dove vorrei andare a mirare per tutti, non solo per il Catania Calcio 5, parlo per tutti quelli che praticano un campo che abbia tutti i criteri per essere idoneo alla sicurezza, alla praticabilità e al divertimento di fare sport. In questo momento comunque siamo un attimo in stand by perché, seppur accolto bene dal dottor Consoli e dal dottore Zaccà all'interno del Palacatania, dove ci sono gli spazi per poter continuare, mancano le porte di Calcio 5.
speriamo che l'amministrazione si premuri per farlo. Comunque, Presidente, grazie, in bocca al lupo per la stagione, ci vediamo presto. Grazie a voi. Non sappiamo se con il favore o contro il favore dei pronostici questa finale molto importante. Quanto è importante per rugby e quanto è importante per la squadra catanese? Allora, diciamo che no, contro i pronostici no, perché alla fine, se consideri la prima fase, non l'abbiamo superata solo con un pareggio e tutte vittorie. Eravamo un po' giù, se ti ricordi, abbiamo parlato settimana scorsa, perché era andata un po' strana la partita dell'andata. Perdendo l'andata ovviamente dovevi stare un attimo con i piedi per terra e capire bene come vincere il ritorno, però io ti ho detto, non voglio fare il modesto, ma sono consapevole delle forze dei giocatori che alleniamo, io e Riccardo, e che potevamo arrivare alla finale. La dimostrazione è stata che i complimenti vanno soprattutto a un arbitro come Muscuso, che ha arbitrato alla grande la partita, e non perché ho vinto, perché ha rispettato il regolamento, ha tenuto una partita in pugno come si deve. E sono usciti i valori in campo. I valori in campo dicono che noi abbiamo vinto 36-7. Ti fa capire bene che forse all'andata c'è stato qualcosa che di inadeguato. Però vabbè, non parliamo più dell'andata, parliamo che abbiamo vinto contro una buona squadra che è Reggio Calabria. Tanto rispetto per loro, si sono portati bene, una partita correttissima, credetemi, è stata una partita bella da vedere e da giocare per chi l'ha giocata e da arbitrare chi l'ha arbitrata. Siamo felici. Allora, ora la settimana scorsa abbiamo anche parlato del fatto che c'era rammarico, nel senso che se doveva andava male, e questo non è accaduto, questa squadra poteva giocarsi seriamente la vittoria del titolo. Su questo cosa diciamo? Stiamo un pochettino fermi, facciamo gli scongiuri, oppure possiamo crederci noi tutti tifosi di rugby catanesi? Guarda, noi ora incontriamo una squadra che nel nostro girone abbiamo battuto due volte, e questa è una tragedia, perché se i ragazzi, è una finale, noi facciamo una finale contro la squadra, ripeto, che abbiamo battuto andata e ritorno. I ragazzi non voglio che pensano all'andata e al ritorno. Andiamo in un campo difficile che è come quello di Ragusa, ostico e tutto il resto, incontriamo una buona squadra, perché è una buona squadra Ragusa, consideriamo che l'anno scorso hanno fatto le finali loro. Però sempre sono consapevole del fatto che possiamo tranquillamente, no, tranquillamente no, però vincere sì. Sì. Grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Buongiorno da Catania al Vertice per Globus Magazine, siamo qui insieme ai campioni degli Elephants Catania, che possiamo dire è buona la prima trasferta per l'appunto a Roma è stata vincente. Sì, la prima partita comunque è stato un successo, ci eravamo preparati bene per questa partita, anche se comunque... diciamo è stata una partita un pochino per vedere come eravamo messi, per appunto capire come siamo organizzati quest'anno. La partita contro i Cardinals sarà una partita molto più impegnativa, dove dovremmo impegnarci molto di più e cercare di sbagliare comunque il meno possibile. Infatti derby che ci sarà questa domenica contro i Cardinals di Palermo, squadra che già comunque sapete sarà una delle più impegnative del torneo, che ha grandi aspettative sul campionato. Quali sono le vostre aspettative per questo campionato invece? Le nostre aspettative per questo campionato? Questa è una domanda strana, perché ovviamente noi ci aspettiamo sempre il massimo da qualsiasi cosa, però bisogna essere umili e cercare di pensare a ogni partita come se fosse l'ultima, quindi già noi già da domenica dobbiamo cercare di giocarci questa finale, soprattutto perché i cugini palermitani, come me tra l'altro, perché io sono palermitano, sono una bella squadretta, si sanno difendere, si fanno rispettare, sono allenati molto bene. Dobbiamo cercare comunque di dare il massimo e fare zero errori per poter portare a casa questa partita. Perfetto, prima partita in casa è al Benito Paolone, struttura che si prepara ad accogliervi non solo per la preparazione atletica e tutti gli allenamenti, ma finalmente anche per il primo incontro ufficiale di quest'anno. Come vi state trovando in questa struttura? Diciamo, tornare al Benito Paolone sembra piacevole, perché comunque è lo storico campo dove è iniziato tutto. E la struttura ci accoglie sicuramente, risentita di tutte quelle che sono state le stagioni, di quella che è stata la stagione del rugby e di tutto quello che gli allenamenti, quindi il campo è un po' così. Poi c'è la novità che manca l'acqua calda, ma l'assessore ci ha assicurato che per domenica sarà sistemato tutto. E poi il campo è sempre, giocare in casa è sempre un piacere.
Perfetto ragazzi, allora in bocca al lupo per domenica, complimenti per l'inizio di stagione scoppiettante e ci aggiorniamo per il resto del campionato. Grazie. Amici di Globus Magazine, concludiamo questa nostra giornata qui al Borghetto Europa col Catania a vertice, col mitico presidente Nello Russo. Allora, presidente, intanto concentriamoci su un ottimo risultato che sta facendo una squadra decorosa, pluripremiata, medagliata e riconosciuta come l'Orizzonte Catania. Ci siamo concentrati sempre sull'Open Sport, su Catania Vertice, ma ora concentriamoci dal punto di vista sportivo. Come sta andando questa squadra? Si è salvata e ora quali sono i progetti per il futuro prossimo? Sta settimana che viene, questo sabato c'è un'interruzione di campionato, però l'altra settimana abbiamo due impegni fondamentali. Mercoledì andiamo a recuperare la partita con l'Imperia, che come è noto non si è potuta giocare perché l'Orizzonte non ha potuto, è stato impossibilitato in quanto gli aerei non atterravano e quindi abbiamo dovuto rimandarla, e la giocheremo questa settimana il mercoledì, e poi il venerdì avremo la partita conclusiva del campionato della regular season con il Rapallo. La giocheremo venerdì pomeriggio alle 17:30 alla piscina Francesco Scuderi di via Zuria, e la faremo con la presenza di Rai Sport 2. Quindi avremo la televisione nazionale e sarà un fatto importante. Se noi altri battiamo il Rapallo, a Dio piacendo, andiamo in playoff. Con le ambizioni di? Giochiamo. L'Orizzonte è abituato a giocare tutte le partite. Ce le giochiamo con chiunque. Speriamo di fare bene. E poi ai primi giorni di aprile andremo a Roma con la rappresentativa siciliana dell'Under 15 a giocarci il trofeo delle regioni. Chiaramente larga parte della rappresentativa sarà formata dalle ragazze nostre, e quindi anche questa è un'altra trappetta, grande orgoglio, rappresenteremo la Sicilia, è importante, e speriamo di fare un bel risultato anche lì. E poi tappa dopo tappa vedremo che succede. Con i playoff non sappiamo con chi dovremo spareggiare, ecco. Non possiamo esimerci dal fare il punto della situazione su Catania a vertice. Come sta andando questo ottimo progetto, questo consorzio che sta iniziando ad avere più che un megafono, più di una voce, diciamo un'unica voce forte, chiara e limpida verso un'unica direzione? Catania al vertice ha fondato questo movimento che sta pigliando sempre più corpo. Nell'arco di un anno e mezzo ci siamo ingranditi in un modo spaventoso. Abbiamo messo a casa Siracusa, Ragusa, Enna. Ora speriamo in settimana prossima di mettere a casa a Palermo, a Trapani. Quindi tutta la Sicilia sarà con noi, tutto lo sport regionale sarà rappresentato da questo consorzio, e noi saremo orgogliosi di aver fatto questo lavoro. Un lavoro fatto col cuore prima di tutto e con la testa. Passo dopo passo abbiamo messo le bandierine in tante città, in tante discipline, e ora vediamo un po' che succede. I Vespri siciliani stanno avendo un grande successo anche perché ci stanno dando largo spazio i giornali, soprattutto la Sicilia, che ha aperto un colloquio con lo mondo dello sport e le società importanti, e questo mondo dello sport sta avendo dei giovamenti, ecco. Già solo fare l'Open Sport ogni settimana, che come è noto dalla settimana prossima si terrà giovedì anziché venerdì, per agevolare il vostro lavoro, e quindi niente, ritengo che ci sono una serie di positività che stanno montando, e speriamo che di raggiungere almeno gli obiettivi minimi, ma sono molto fiducioso. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi ragazzi.